questa giusta severità nel far rispettare le regole, insomma. Sì, beh, però diciamo che adesso è ancora più difficile farle rispettare. Una volta, sai, il cartellino era della società, insomma, una certa forza la società aveva. Mantenere adesso una certa educazione, un certo comportamento anche fuori dal campo, ci vuole veramente una società forte. E l'ha dimostrato di essere forte proprio prima della partita con il Porto lì in Portogallo, ad Oporto, quando Allegri disse che Bonucci doveva andare in tribuna per questioni disciplinarie e che comandava lui, e la società è stata col tecnico, altre società a volte si schierano più con i calciatori che non con il tecnico, ti risulta, Dino? Beh, risulta anche questo, e poi si comincia a creare dei problemi, ecco, perché le cose vanno risolte subito, perché poi diventa difficile farle quadrare. Dino, anche il tuo ex Napoli ha fatto un grande campionato, ricordiamo ai più giovani che Dino Zoff è stato anche per ben 5 anni portiere del Napoli e quindi insomma è cresciuto, diciamo così, è diventato Zoff al Napoli, anche se comunque veniva dal Mantova, dall'Udinese, insomma aveva fatto la sua gavetta, però a Napoli è diventato Dino Zoff. Dino, il Napoli ha fatto un bellissimo campionato, il gioco migliore l'ha espresso il Napoli, a detta di tutti, addirittura anche le società europee, addirittura Pep Guardiola l'altro giorno nella sua intervista a Manchester citava il Napoli come esempio di gioco bello, propositivo e moderno. Ma sai, io parto sempre dai presupposti del risultato, cioè, se il gioco, lo sport è fatto di numeri, di vittorie, di posizione, di classifica, certamente.